Sono Erika Mezzolli, istituto di Bioassurance di Trieste, sono la co-coordinatrice con Tullia Catalan del panel Antislavismo tra passato e presente, la lunga durata di temi stereotipi tra uso politico, discriminazione e razzismo. La mia comunicazione si intitola Antislavismo a Trieste durante il governo militare alleato, 45-54. Allora, sebbene la comunicazione riporti questo estremo cronologico, per quanto riguarda questa fase della ricerca, ho preferito concentrare l'attenzione sulla primissima fase del dopoguerra triestino, i primi tre anni, dal 45 al 48, in quanto questo periodo, questo intervallo, corrisponde ad una prima vera fase di transizione, non solo del discorso antislavo, nella Trieste anglo-americana del dopoguerra, ma proprio in un senso più ampio rispetto alle condizioni e alle caratteristiche del dopoguerra nell'Alto Adriatico. Questa è la fase più densa del secondo dopoguerra. Trieste e il suo immediato hinterland sono interessati da fortissime spinte. È un momento di grande tensità per la città e per il suo territorio. Abbiamo grandissimi fenomeni di conflittualità sociale, scioperi, agitazioni, una grande disoccupazione e un larghissimo uso della violenza, anche politica. Sappiamo che in quegli anni sono avvenuti grandi scontri di tipo politico che poi si sono tradotti anche in attentate, sparatorie, e un larghissimo uso da parte della popolazione al ricorso all'illegalità, quindi a pratiche illegali per sostenersi, per sostentarsi. Particolarmente interessante è l'uso del ricatto e dell'estorsione a scopo economico, quindi utilizzare la calunnia, che diventerà un elemento chiave, una pratica importantissima nell'applicazione poi dei principi e dei concetti dell'antislavismo in questa fase della città. In estrema sintesi, che cosa succede all'antislavismo? Qual è il discorso antislavo nella Trieste di quegli anni? Succede che si recupera un'espressione che apparteneva agli uffici, che circolava nei corridoi degli uffici delle prefetture, della polizia, delle istituzioni. Questa espressione era slavo comunista, e che viene veicolata e riproposta con un larghissimo uso all'interno della società triestina. Lo slavo comunista innanzitutto non ha bisogno di essere né slavo né comunista. Perché non aveva bisogno di possedere nessuna delle due caratteristiche precipue dell'espressione? Perché Trieste in quel momento, e questo è l'aspetto probabilmente più interessante dal punto di vista politico della città in quegli anni, ci sono fortissime spinte di identity making. In una città particolarmente complessa, una complessità che proviene dalla lunghissima durata, dal 700 probabilmente, quindi dai secoli precedenti, la popolazione ha bisogno di contarsi in un certo senso, sapere chi è chi, chi è cosa, soprattutto chi ha fatto cosa negli anni e nei mesi precedenti. Dunque l'utilizzo dello slavo comunista viene utilizzato in contrapposizione alla costruzione idealtipica, anche questa stereotipata, del buon patriota italiano. Buon patriota italiano è anche questo in estrema sintesi, sto semplificando enormemente, è un buon cristiano, anticomunista, antititino, antipanslavo, almeno fino al 48, quindi prima della rottura tra Tito e il Cominfort, possiede un'illibata morale, cosa che lo slavo comunista non possiede.